Junior Fasano che ospita la non in classifica lo Spara Repan, squadra di Appiano sulla strada del vino, detto in lingua italiana. Repan che si schiera con Samuele Bortolotto e Christian Raffol, i due portieri con l'1 e il 12 rispettivamente, poi Jan Niklas Oberrauch, Dragan Sdijepcevic, Simon Singer, Andrea Spirker, Thomas Branch, Alex Widenhofer, Ratko Starcevic, Uros Lazarvic, Omer Santinelli, Nicola Stankovic, Bern Morandel, Capitan Moritz Pirker, allenatore Miljan Gagovic. Risponde la Junior Fasano con Vitto Fovio, Daniele Vinci e Simone Sibiglio ai tre portieri, poi Filippo Angiolini, Simone Angeloni, Leonardo Boggia, Emiliano Franceschetti, Gianluca Grassi, Albin Jürstam, Davide Pugliese, Domenico Pinto, Carlo Asperti, Davide Notarangelo, Riccardo Stavellini, Gerco Bearic, Capitan Flavio Messina dirigono l'incontro, i signori Stefano Riello e Niccolò Panetta. Gara importante per la Junior che è reduce dal successo casalingo maturato sabato scorso proprio qui nella palestra Zinzi contro il Trieste e che punta a proseguire con allungare la striscia di risultati positivi anche in vista della gli altri due impegni contro compagini del Tesine, questa entrambi in trasferta contro Bolzano e Merano. Sicuramente una fase fondamentale della stagione per i ragazzi nati a Francesco Ancona che cercano di conservare il primo posto in graduatoria e che è importante soprattutto in ottica di schieramento playoff. Lepan che invece si è visto sfuggire in questo girone di ritorno ancora privo di vittorie, l'ultima risale al 18 dicembre, l'ultima girone d'andata, cerca di rientrare al numero delle prime per finire più in alto possibile. Lepan che è una squadra piuttosto prolifica, una batteria di tiratori a lunga distanza di un certo spessore, sicuramente la migliore di questa serie a Beretta e che ha messo in difficoltà tante grandi cosiddette del campionato. La stessa Junior ha perso i primi punti del girone d'andata ad Appiano sulla strada del vino, 32 pari nell'occasione, con la Junior che era in vantaggio di tre lunghezze a pochi secondi dal termine, poi raggiunta beffardamente dalla Maidoma compagine locale. Intanto c'è uno striscione che viene esposto dalla Junior Fasano che riguarda la giornata mondiale delle malattie rare che si celebra il 28 febbraio 2022 e proprio la Junior Fasano in collaborazione con il Fasano Calcio, il comune di Fasano e l'ASL di Brindisi con la collaborazione preziosa del dottor Pesole ha avviato gli stati generali per attirare l'attenzione su questa situazione, su queste malattie rare che colpiscono purtroppo per quanto rare centinaia di migliaia di cittadini solo in Italia e ancor più ovviamente nel mondo. Le cure sono più complicate in queste situazioni perché ovviamente le case farmaceutiche investono meno in quanto malattie meno diffuse, quindi è veramente complicato per certi versi seguire e trovare una cura in queste situazioni. Per questo è importante, viste anche le tante associazioni che si sono strette, sono unite per questa giornata mondiale della malattie rare, appunto è importante che la ricerca continui e che l'attenzione sia sempre ben in primo piano. Stanno per entrare in campo le due squadre con la Junior che probabilmente, visto che il problema tra i mali Stavellini, inizierà in attacco questo primo tempo. Vediamo già schierati ovviamente Vito Fovio che è ancora a centrocampo ma si andrà tra i pali, Notarangelo, Emiliano Franceschetti, Albin Jürstam, Flavio Vessina e Carlo Sperti con Bearic che è in campo presumibilmente per salutare i suoi compagni di squadra. Tiene alta l'attenzione ai suoi compagni proprio Gerko Bearic e poi prende posizione sempre lì pronto al cambio volante attacco difesa. Il Lepan che invece si difenderà in questa prima situazione con in porta Samuele Bortolot, poi vediamo Simon Singer, Jan Niklas Oberrauch, Thomas Branch, Ratko Starcevic, Dragan Sdijepcevic e Uros Lazarevic. Questi sette iniziali dell'Eppan, ma è tutto pronto per iniziare. Inizia in questo momento la gara della palestra Zizzi. Quindi via
all'incontro, i soliti saluti nuovamente in campo tra gli atleti che hanno iniziato l'incontro da titolari, per così dire. Notarangelo tenuto alto da Oberrauch, Jörstam, incrocio di Flavio Messina che esce dalla posizione di assist, poi ha tutto da solo e poi trova la rete con Bortolot che è stato sorpreso dalla conclusione fulminea, non è riuscito nonostante un tocco di spalla a trovare la deviazione decisiva. Poi c'è stata la conclusione di Lazaric a distanza con la parata di Vito Fovio, poi è scivolato in attacco Slijepcevic, poi ancora Jörstam, seconda rete da Junior, inizio fulminante da Junior che in questi primi 55 secondi è già sul 2-0. Sì, abbiamo visto anche come nelle scorse partite Jörstam abbia cercato di acquisire un ruolo sempre più importante anche nelle gerarchie dello spogliatoio, un giocatore comunque che comincia a dire la sua, sì, anche su tutta l'elaborazione della fase offensiva. Sì, intanto salutiamo Vito Lamberti che mi ha raggiunto qui in postazione nella palestra Zizzi. Attacca il Leppan in questa fase con Starcevic, poi la conclusione e la parata, anzi no, il palo, la conclusione di Branch, il palo, poi il passaggio dalla difesa di Jörstam per Franceschetti che sulla linea dei 6 metri liberissimo realizza la terza rete biancazzurra della Junior. Ottima vicenda di gioco di Jörstam, ma siamo abituati a queste giocate, no, Vito? Assolutamente, ormai è più che evidente che i due si conoscono quasi a memoria. Due giocatori sicuramente proprio loro eccellenti, lo dimostrano appunto con queste connessioni spesso letali per la squadra avversaria. Vediamo ancora Branch che prova a darla alla Zalic, poi Starcevic non è precisa nella manovra centrale d'attacco la formazione altodesina. Ora taglia Singer, prova a dare un po' di manovra, però Starcevic, conclusione flebile per Vito Fovio, uno scherzo parare questi. Beh, Starcevic comunque è stato chiamato dall'altra parte e qui l'errore è passato verso Stabellini. Giova Starcevic un tiro abbastanza scolastico, peraltro il muro era anche schierato abbastanza bene, non poteva, sì, tirarla diversamente, poi aveva già capito tutto. E poi peccato per aver vanificato un altro jolly per andare ad allungare il parziale di vantaggio la Junior con questo passaggio errato tra Notarangelo e Stabellini. Ora può attaccare nuovamente con Starcevic, questa volta in posizione di centrale la Junior, palla a Lazaric, Branch, Singer, Lazaric, Slijepcevic, anzi Starcevic, ora Slijepcevic, esce Beharević che poi si sincera delle condizioni dopo il placcaggio rugbistico a Oberhaupt. Direi abbastanza regolare tuttavia l'intervento di Beare, che era in corsa, sì, prendono anche gli altri, si può riprendere a giocare. Sì, Oberhaupt che era già scivolato prima dopo la prima parata di Fovio sul punteggio di 1-0 per la Junior, finisce, forse ha sbagliato le gomme come si può dire. Ora è la conclusione di Sbranci che finisce abbondantemente alta, poi non riesce il passaggio in prima fase diretto per Esperti, un po' troppo presenzioso. Sì, in molto modo. L'azione precedente c'era Singer che era entrato abbastanza bene a doppio pivot, un'occasione sprecata da parte dell'Eppan perché il giocatore effettivamente aveva fatto un ottimo movimento ed era più sia sul terzo da una parte che dall'altra, era rimasto completamente da solo. Sì. Il giocatore con un po' più di visione probabilmente l'avrebbe servito. Sì, intanto abbiamo visto il muro di Emiliano Franceschetti sul tentativo di Lazaric che è nettamente il più alto tra gli atleti schierati, sì, in campo. Forse siamo sui 2 metri e qualcosina in più. Intanto Branch sfugge la palla, poi forse commette fallo e così Notarangelo rifà ripartire servendo Sperti. Sperti fa tutto da solo, poi c'è il fallo di Starcevic, 7 metri e 2 minuti per Starcevic, ci sta, sì, ci assolutamente. Sta assolutamente, 2 minuti ovviamente che i 7 metri da regolamento, non so quanto ci stia però questo tentativo di Sperti di mettersi, sì, in solitaria, c'era liberissimo Francesca da solo, avrebbe potuto servirlo. Certo, 6-3-0 a 4 minuti all'inizio della partita, vuoi un po' di gloria personale, se la vai a prendere in azione del genere probabilmente avrebbe potuto servire il compagno. Sì, sì, assolutamente, condivido la tua analisi della situazione. Ora Jörstam, poi c'è il gol, aveva toccato Bortolot, però a giudizio del signor Panetta la palla ha attraversato completamente la linea di porta. Bortolot
tentato timidamente di protestare, poi evidentemente si è reso conto lui stesso che non c'era molto da dire. E, precisamente, insomma, più che goal line technology direi che era abbastanza sì. Gli occhi possono funzionare bene da quella distanza. Intanto è entrato Stankovic proprio al posto di Bortolotto per il classico tentativo di giocare a pieno organico in avanti, e c'è anche la prima rete di Branch con una serie di incroci che mandano sì. Non male Branch in questo caso, anche nella conclusione ha piegato col gomito e poi con il polso la palla è riuscita a scacciarla abbastanza bene, poco ha potuto Vito Foglio in questo tentativo, e giunge quindi il primo gol dell'Appiano, e adesso staremo a vedere, ma anche se con questa azione offensiva adesso della Junior vediamo se riusciamo a capitalizzare questo ulteriore gol e mantenere attenzione. C'è forse un'altra esclusione temporanea, questa volta per Lazarevic su Fredo Messina. Sinceramente non l'ho visto, cioè, se il l'ho visto, in realtà si è soltanto, cioè, ha fatto un movimento abbastanza accademico, cioè quello di muoversi verso con l'anca, diciamo, che sta entrando. È chiaro che nel momento in cui la tocchi la lava a terra, spesso c'è il 2 minuti 7 metri, sì, non... come puoi non dargli, onestamente, se vuoi lasciare spazio al gioco. Intanto anche qui l'altissimo portiere della Piano, Samuele Bortolotto, tocca addirittura con la testa alla traversa contro Newstand, che questa volta la mette dentro, e dunque 5-1 al minuto 5. Sì, è un ottimo avvio della Junior, sicuramente eccellente, che imprime subito una direzione all'incontro a favore del padrone di casa, con gli ospiti che ora difendono con due uomini in meno. Vediamo, è entrato Rijepcevic come pivot. Poi Stankovic trova spazio, si infuria giustamente verso Scancola, perché con due uomini in più non puoi lasciare questi spazi di tiro, anche se l'angolo era effettivamente stretto e Vito Foglio ha chiuso facilmente lo specchio. Esatto, un buon lavoro difensivo, aveva, diciamo, e c'era effettivamente lo spazio, come dice, ancora lo sentivamo lamentarsi, a differenza di questo che abbiamo appena visto. Sì. Era riuscito comunque a chiudere bene lo specchio, rendendo un po' più semplice la parata del portiere biancoazzurro. Intanto Bortolotto ha chiari problemi con il possesso palla, diciamo così, è sfuggita la mano, nonostante la sportività del ragazzo adibito all'asciugatura del parquet, che ha subito velocizzato ridandogli la sfera, no? Poi gli è sfuggita di mano, ha perso quel tempo guadagnato in questa maniera. Attacca la formazione di Appiano con Starcevic. Palla Stankovic, ancora poi palla nell'angolo molto a Branch, Overhaupt che incrocia bene, bella giocata questa in velocità. Poco probabile in realtà questo tiro con il mancino a incrociare, però tra l'altro Antonio vorrei far riflettere un attimo sul passaggio del terzino all'ala, che era arrivato in realtà quasi in dalla posizione in cui l'ala doveva entrare. Sì. Quindi non ti aspetti che ci sia spazio a battale da permettere all'ala di entrare. Sì, ci pesta Tirstam. Molti meno ragionamenti io stantia. Sì, ha sfruttato al massimo i centimetri disponibili. Mentre si conclude la doppia inferiorità numerica in questo istante dell'Appiano con Lazarevic che fa il suo nuovo ingresso in campo. Era già rientrato Starcevic nell'azione precedente. Però tornando un passo indietro all'azione precedente, Franceschetti si è assunto le responsabilità di quello spazio concesso a Berracco, che tra l'altro è uno dei più prolifici le formazioni dell'Eppan, se non il più prolifico, poi andremo a descrivere bene anche queste statistiche. Vediamo ora Stacci, buona la palla per Sricepcevic, che però non riesce a girarsi, buona la difesa della Junior a sua volta, poi Lazarevic, Starcevic, cerca lo spazio, bella ancora la palla per Branch. Questo sì. Tra l'altro bravo anche Slipcevic, non sembra. In realtà in queste occasioni specialmente il pivot tende a prendersi 9 metri, che è spesso inutile, ha mantenuto l'hype abbastanza alto, è uscito dalla linea di 6 metri riservando e facendo ripartire l'azione, ha creato quella confusione tale con il buco esattamente rovera che ha permesso adesso la realizzazione di un bel gol. 6-3 il punteggio, quindi ora è entrata in partita la compagine giallo-blu. Leppan, ora nota arancio, io è stato mantenuto alto da Oberrauch, poi c'è l'incrocio con Fremo Messina che così ha sbloccato l'incontro con un'azione analoga passando al tiro, poi c'è Stabellini che si mette in proprio, classico movimento di Stabellini che in elevazione è sinceramente molto bello da vedere, con... una bella azione, bravo anche lui, finalmente cominciamo a vederlo, speriamo insomma per la Junior Fasano che possa
vestirsi anche con maggior costanza. E intanto dall'altra parte ancora Lappiano che prova in azione offensiva, sempre con un ottimo Slipsic che gioca sempre sui 9 metri, quindi questo sì. Significa che vuole creare un po' di spazio all'ingresso con i terzini che devono un po' più accentrarsi. Intanto Stankovic, ancora Starcevic, finta il tiro, poi prova a servire ancora il compagno con la 61, fermato con un fallo, contatto c'era, effettivamente abbastanza accettabile il gioco. Sì, sì, si scusa, ci accetta di buon grado questa sanzione. Fosse stata una situazione più complicata, sicuramente avrebbe rischiato anche di più, però non era in direzione di tiro alto. Vediamo Lazarevic, spiazza con forse il Foglio che si aspettava il muro efficace da quel lato, era già andato a coprire il lato lungo, invece poi la palla è finita morbida centralmente. Ora Bjelstam si fa intercettare il passaggio, recupera Lappiano con ora Lazarevic che punta, anche se non è molto, si è preso un po' troppo tempo e anche passi tra l'altro, sbagliando ancora una volta perché Stankovic era da solo, aveva praticamente un'autostrada davanti, avrebbe dovuto servire. Sì, è molto lento nella situazione, sicuramente le lunghe leve non aiutano nello sprint. Poi sì, c'era stato di passi, non so se è prima o dopo il fallo, era già il borderline prima del subire il fallo. Fovio era arrivato sulla conclusione, intanto è ripreso comunque il gioco con Starcevic. Abbiamo già consolidato da qualche partita che gli arbitri ormai privilegiano lo spettacolo. Anche adesso, diciamo, un movimento. Esatto. Sì, per il quarto passo ormai è sdoganatissimo. Starcevic, Lazarevic, si alza il braccio del passivo, fallo di Stabellini. Un po' macchinoso nel movimento Lazarevic, sì. Per cui nonostante sia e abbia qualche centimetro in più, intanto che ora lo sfrutta, però lo sfrutta senza elevazione tra l'altro. Dunque 7-5 Antonio, da un parziale di più 4, di più sì. 4 dimezzato da parte dell'Appiano, che adesso si ritrova a difendere, però con una fase difensiva anche poco fa abbastanza convincente e anche con qualche errore della Juve, Antonio. Sì, qualche errore di passaggio. Anche io restavo prima, ora Stabellini si mette in proprio, arriva fino al gol e qui rischiava sicuramente il 7 metri non fosse stato gol. Ora Stankovic centrale, para Fovio. Poi ricordami che devo chiederti un parere su Stabellini, magari ne parliamo al primo time out. Sì. Intanto è proprio lui che adesso cerca il compagno Jostam in cabina di regia, con Notarangelo in posizione di terzino destro e Sperti dall'altra parte, Flavio Messina in posizione di terzino. Intanto il passaggio per Notarangelo, aspettiamo spazio, riesce ad entrare tra il ghiaccio all'arbitro, però aveva, si chiede scusa, abbiamo visto una situazione simile nel calcio, sì, con l'episodio Messias del sì. No? E quindi infatti chiede scusa perché non era nei passi, quindi sicuramente quindi era gol tutta la vita, però è apprezzabile assolutamente il gesto dell'arbitro che si è impegnatamente reso conto dell'errore e ha chiesto scusa. Quando accade questo sicuramente è mancato Rebic, sì. Ci riprova Sperti e c'è il fallo fischiato per l'intervento di Stankovic, duro su Sperti. Sì, giusto, peraltro abbastanza strattonato da sì. Una parte e dall'altra, anche la differenza di peso tra i tre giocatori è sì. Stata abbastanza evidente. Mentre è invitata alla calma Fovio, che giustamente senza il braccio alzato del passivo non capisce il motivo di accelerare in questa maniera. Ora Jørstam si prova a procurare uno spazio. Comunque questo giocatore abbia il fenomenale, sì. Incredibile la sua tranquillità nel decidere, intanto dall'altra parte e c'è il gol di Branch. Sì, si è fatta sorprendere la Junior che è rimasta troppo addormentata, c'è un'offensiva di prima. Una bellissima palla a mano, comunque rapidissima. Ora c'aveva lo spazio Sperti, bravo, c'aveva lo spazio Stabellini anche per te, però è andato a Sperti che è stato bravo nel gesto. E ora può attaccare per il meno 2 nuovamente Leppan. Stabellini ferma Lazare. Esattamente ciò che dicevamo prima, con Bearic o con Stabellini c'è differenza di centimetri, ma il fatto che sia abbastanza macchinoso il movimento permette ai due giocatori esattamente di fronte a lui di intercettarlo, di poter prevedere il movimento del braccio del giocatore numero 3 e di bloccare lo stesso braccio prima che che carichi il tiro in maniera corretta, tra l'altro. Sì, assolutamente. Diciamo prima, tornando un passo indietro al gol di Jørstam, abbiamo visto come la formazione Ortiz, che intanto va in rete proprio con Lazarevic,
era rimasta un po' a guardare. Sì, bravo Jørstam per fare un movimento arcuato a cercare lo spazio, però forse poteva uscire prima la difesa in quel caso piuttosto che assistere alla magia di Jørstam, no? Sì, diciamo che però avrebbe dato spazio al pivot sicuramente. In quel caso dipende un po' da quello che hai in mente, soprattutto da quello che provi durante la settimana, se è della capacità decisionale anche di ogni giocatore. Il giocatore con più esperienza legge la situazione e magari fa quel passo in più, il giocatore con magari con meno esperienza dice ok, preferisco temporeggiare, sto qui, e poi ovviamente se l'altro è un fenomeno come in questo caso alla meglio. C'è anche da aspettarsi magari una maggiore efficacia del portiere, non in questo caso ma in generale. Sabellini, tanto io Notarangelo, palla aspetti che ci riprova questa volta con successo. Rete numero 10 della Junior dopo proprio allo scoccare del quarto d'ora di questo match vibrante, ricco di emozioni, anche di ritmo, dal ritmo elevato. Abbiamo visto la gara precedente col Trieste, dove il Trieste invece cercava di rallentare il più possibile i ritmi, invece ora comunque ritmi anche belli, divertenti anche per il pubblico della palestra Franco Zizzi, soprattutto ci stanno seguendo su Live Sport. E intanto ancora piano in questo momento qui. Anche Stankovic, come prima Sliccevic, prova a giocare non accettando il fallo subito, proprio quando non si può fare più niente, quindi cerca anche in questo caso di tenere il ritmo. E la cosa che a proposito della partita con il Trieste, l'abbiamo visto, spesso i giocatori sono abituati per consuetudine, no? Ad attendere la fischiata dell'arbitro, anche i difensori stessi, intanto qui il tiro, la parata plastica da portiere di calcio a 11 minuti dopo, è stato lasciato dall'altra parte, l'intervento un po' maldestra, poi c'è la doppia, sì. Dicevo che spesso capita appunto anche per i difensori di attendere il fischio dell'arbitro, l'attaccante invece è un po' più consapevole, continua ad attaccare e magari acquisisce quel vantaggio in termini di tempo e reattività nei confronti del difensore. Sì, intanto abbiamo visto una doppia netta di Flavio Messina, che non era stato disturbato anche dal difensore, diciamo questo forse è troppo frettoloso il tentativo di manovra in prima fase con Sperti che ha cercato Messina, poi Lazzaric ci riprova e peccato, bella acrobatica, sì, c'è proprio di Ljepčević che non ha accettato la porta, forse chiedeva anche un fallo per il disturbo di Beric. Poi ottima la palla di Sabellini per Franceschetti, che si Franceschetti al limite, abbiamo visto la palla evidentemente tirata, bella palla però di Sabellini che è riuscito a imbeccare tranquillamente il suo compagno in posizione di più. Con un gesto cestistico, no? Sì. Quasi. Vabbè, lui viene da Bologna, patria del basket italiano. Intanto il primo time out dell'incontro chiamato da Miljan Gagovic, quindi breve pausa anche per noi. Termina il time out chiamato da Gagovic con il cronometro fermo sui 16 minuti e 51 secondi in questa prima frazione dell'incontro tra Fasano e Appiano. 11-7 finora il punteggio maturato, tutto pronto anche per ripartire. Singer, serve Sliccevic, scusiamo per qualche errore di pronuncia. Ripreso intanto il gioco con Starcevic, attacca Lappiano, ancora da rispettare il punto di battuta sui 9 metri. Vedremo cosa ha detto, no, il
il mister ospite. È bravo Starcevic nel superare Bearevic, poi c'è il fallo commesso, mentre abbiamo visto un cambio nella Junior con Davide Pugliese che ha preso il posto di Sperti. Viene fermato nuovamente il cronometro per dare una asciugata al parquet. Si riscaldano anche Angeloni e Boggia e scusate, Grassi. Peraltro partita per ora abbastanza corretta, tempo abbastanza fluido e scorrevole. Mentre vediamo sempre con la felpa Angiolini che non è al 100% della sua condizione, però nulla di preoccupante. Bravo Stankovic, bravo Fove ancora una volta, poi ancora bravo Messina che prova il lancio lunghissimo. Era comunque una buona idea, oltretutto c'era anche lo spazio un po' troppo forte e poco calibrato. Passi vistosi di Starcevic. Sì, però qui siamo sul quinto passo, diciamo. Sì. Comunque è entrato Grassi dal posto di Franceschetti, è il terzo errore in prima fase della Junior a cercare frettolosamente l'uomo partito in velocità. Abbiamo visto prima Sperti, poi Messina, questa terza situazione Davide Pugliese. Beh, guarda, finché è così uno lo mette al netto del gioco estremamente propositivo e tenace che sta proponendo oggi la Junior. Sì, no, assolutamente. Ha evidentemente alzato il ritmo e penso che questo sia un po' il prezzo che paghi. Intanto dall'altra parte ancora Pugliese. L'aveva chiamata prima. Pugliese è sicuramente tra i migliori di questo campionato della Junior, è una maturazione. È un giocatore che sicuramente è giovanissimo, ma ormai comincia a maturare una discreta esperienza anche nella massima divisione nazionale. Intanto si richiama un attimo. Sì, Lazaric che ha provato con un movimento fulmino che però abbiamo capito che la velocità non è il suo punto forte e quindi non è servito a niente, però sullo slancio è andato a colpire Stabellini in piena fronte, ovviamente in maniera assolutamente involontaria, però Fovio nel frattempo aveva neutralizzato la conclusione e quindi può attaccare quella con Angeloni, è entrato anche lui al posto di anche qui Pugliese nel quarto passo. Intanto ancora il tentativo verso Grassi, ma è un po' troppo pretenzioso dall'altra parte. Di riparte, bravo Stabellini, nel palleggio. A proposito di giocata cestistica, no? Sì. Da parte di Stabellini anche in lo caso. Scippo ora il passaggio di Lazarevic dietro la schiena però Berracco. Ora vediamo se alla quarta va bene, lancio è perfetto, proprio Messina con un gioco di polso non in senso onanistico, diciamo, realizza questa quinta, questa rete del più 5, sì. Con uguale soddisfazione immagino per lui assolutamente. Bravissimo. E per il pubblico bravissimo Starcevic. Branch, Lazarevic, Branch, ancora Starcevic, Lazarevic viene murato. E comunque così, sì. Esatto, l'ho detto prima di vederlo steso a terra, rischia davvero di farsi male. Cioè, sì. È un giocatore comunque abbastanza capace, ma deve imparare a prendere meglio il tempo, perché così davvero rischi di farti male anche al polso, all'avambraccio, insomma, basta un contatto con un avversario in un punto cardine, in una giuntura, e rischi davvero di perdere la restante parte del braccio, anche sì. Perché è un giocatore fisicamente super dotato, abbiamo visto un braccio enorme, evidentemente nel momento in cui va a tirare ci mette tutta la forza. Sì, intanto forse uno, due, sì, intanto è entrato Angiolini in campo, praticamente ampia rotazione per la Junior, Angiolini al posto di Franceschetti in fase difensiva, palla dall'altra parte, bella questa volta la conclusione di bravo Sindel, in questo caso è riuscito a metterla entrando praticamente da angolo zero, chiede scusa infatti Foglio e dice probabilmente è mia, basta che chiudi, e infatti proviamo a riportare un po' di quanto sta accadendo in campo, detto sì. Foglio è mia ma basta che chiudi. Tanto formazione completamente rivoluzionata per la Junior, fa proprio fatta eccezione per notare Angelo e Foglio con Pinto, ci sta perché viene è un momento comunque importante per la Junior, bisogna preservare tutti al massimo. Angeloni commette il suo secondo errore consecutivo, poi sbaglia anche Branch nel servizio, infatti viene svegliato ora da un urlaccio di Francesca Ancona. Angeloni, poi Notarangelo, ottimo movimento di Pugliese, ottimo movimento di Notarangelo, entrambi insieme realizzano il semplice coordinarsi in corsa. Intanto dall'altra parte subito rapidissimo
Leppan con Otarangelo che rischia i due minuti, e infatti arriva, non è radio. Sì, da dietro è andato a spingere, sì, ci sta questa escursione temporanea. L'arbitro, notevole anche l'azione precedente proprio di Notarangelo, che in corsa è riuscito a prendere la palla con una mano e tirandosi su è riuscito poi a scacciarla con una rotazione del corpo, portando quindi la Juventus su 14 nella ripartenza e 14-10 con un bel tentativo anche di Francia, e quindi riporta più 4 la Junior, fino a questo momento il passivo più largo tra le due squadre. Intanto è uscito Fovio per permettere alla Junior di attaccare comunque con tutti gli effettivi in azione offensiva, con però Angeloni ora cerca di sbloccare la sua giocata con Pugliese, la virgola, bellissimo. Terza giocata utile Pugliese su 3 attacchi della Junior, sicuramente un'ottima percentuale. Brancio poi trova lo spiraglio, anche questa è una bella rete. Molto bravo anche il numero 11 della Piano, Thomas Brancio, che già nelle ultime azioni, fatta eccezione per il lancio di poco prima in cui aveva provato a imbeccare il compagno Oberrauch, si è rifatto alla grande questo giocatore, che comunque sta dimostrando oggi e si sta esprimendo in una buona partita. Mentre Notarangelo, che è fuori, ricordiamo, vede ora Sperti, posizione di Alan, tornato in campo Pugliese nel ruolo di terzino, che è anche il suo ruolo originale, qui è cresciuto, con cui è cresciuto. Ora Angeloni, ottimo il cambio di direzione, poi fare in attacco. Quindi lo chiamano 100 volte su 100, lo sfondo, intanto dall'altra parte la palla che finisce. Sì, Bortolotti. Ci ha provato, chiede scusa, ma ci sta. Chi non si farebbe ingolosire, Antonio, davanti a un'occasione? Sì, diciamo, era anche piuttosto facile da realizzare per chi è allenato. No? Sì. Però diciamo l'altezza era giusta, anche la forza della conclusione, è mancato di una ventina di centimetri alla destra. Intanto la bordocampo chiedono a Vito Foglio di non oltrepassare, perché è vero che è un giocatore che rientra tra pochissimo, ma deve rispettare comunque lo spazio a disposizione dei giocatori in panchina. Qui la tocca ancora a Bortolotti, che prova il lancio subito, no, questa volta cerca Starcevic, che prova a ripartire ancora con Branch, molto rapido il giocatore con la 11, meno rapido Lazarevic, che riesce comunque a servire il compagno. Ancora bello questo passaggio dall'altra parte, ottima la visione di gioco, e ancora questa volta non sbaglia, il tentativo di Singer è riuscito anche Nero a tirare da una posizione molto più accettabile, mentre nell'area il timeout di Francesco Ancona è in questo momento che viene chiamato, quindi andiamo anche a vedere un po' di statistiche alla vigilia di questo incontro. Junior che ricordiamo in testa con 27 punti a questa classifica, davanti a Conversano 24 punti, Sassari e Bressano 23, Bressano le 19, Merano 18, Bolzano 15, Trieste 12, poi troviamo l'Appiano 11 punti, frutto di 4 successi, 3 pareggi, la squadra che ha pareggiato di più in campionato e 8 sconfitte. Cassano Magnago 10, Carpi 6, Rubiera 4, Siracusa 2, ultima in graduatoria. Ovviamente ci sono degli asterischi vari per varie situazioni di gare in meno. E veniamo a vedere anche chi sono i migliori realizzatori, con la Junior che piazza Jörstam al terzo posto con 99 reti in 16 gare. Invece per Leppan ci sono Lazarevic, 97 reti, 2 meno di Jörstam, ma con una gara in meno. Poi Oberraucht, 82 reti, sempre con 15 presenze. Angiolini per la Juno, 79 reti con 16 all'ottavo posto complessivo. Poi c'è Starcevic, 17esimo con 65 reti. Esperti, 20esimo a concludere proprio la top 20 con 62 marcature. Quindi sui 26 atleti nei top 20 appartengono a queste due squadre, è un segno di quanto siano prolifiche entrambe, Vito. Beh, sicuramente due squadre che hanno già mostrato quest'anno di essere abbastanza competitive. Probabilmente, Antonio, i 16 punti di differenza non si vedono sul campo, quindi spesso è come dire una questione anche del percorso che una squadra fa all'interno della Lega. Il Fasano comunque è a piano, cioè, ce la stanno giocando abbastanza alla pari, con solo 3 reti che separano le due squadre. Intanto ancora Angelini che cerca Pugliese, che riesce ad entrare spinto, e qui sotto fallo dovrebbe essere anche un'indicazione di 2 minuti, perché sì, effettivamente la spinta, la situazione è analoga a quella di prima, che ha visto giustamente punire Notarangelo con l'esclusione temporanea. Però bella la conclusione di Pugliese, intanto il lancio nuovo che stava per ritorno a servire il compagno Pinto, che si è calato a terra, poi il recupero di Franceschetti, e qui effettivamente la palla è riuscita, era uscita.
uscita, anche l'abbiamo visto noi perché la spalla di sì, era, Franceschetti era oltre la linea, immaginiamo il braccio nel momento in cui ha effettuato il passaggio. Intanto si riprenderà la, dalla panchina del Appiano, adesso si lamentano forse anche comprensibilmente, loro ce l'avevano, non l'abbiamo visto noi. No, 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 era questa volta la palla era nettamente uscita, bravissimo Starcevic nell'intervento pulito su Pinto. Sì. Quindi si lamenta Gagovic, però non è stata sanzionata in alcuna maniera la panca. Ci sta anche perché forse si erano un po' resi conto gli arbitri, conto gli arbitri che non era propriamente una fischiata indovinata questa. Vabbè, comunque in ogni caso si ripartirà con questa rimessa in gioco dai 9 metri e mezzo a favore della Junior con sì, Angiolini in posizione di centrale, attenzione allo schema, ma qui ecco Franceschetti esce e Iostam torna in posizione di centrale scambiandosi per il numero 7, proprio lui adesso a tenere il pallone a Servine Pugliese, questa volta largamente fuori, lancio lungo con una mano, bravi, che poi palleggia, recupera la palla, Servine Pugliese che adesso può entrare con i tre passi e questa volta Bortolotto riesce a prenderla, comprende tutto un po', ha chiesto un po' troppo forse Pugliese da questo sì. tiro, da questo doppio tiro nel giro di 15 secondi. Da questa palla è ancora ottima la parata di rigore e 7 metri legittimo con 2 minuti che probabilmente va. Se la linea è quella di prima questi minuti, esatto, con la stessa lettura, a voler mantenere la stessa lettura probabilmente sarebbe stato più opportuno evitare questa sanzione per 2 minuti. Bella però la palla di Starcevic a servire il compagno, buona anche la parata di Fovio, vero, il tiro da centrale. Staremo a vedere adesso come Oberrauch contro Fovio. Infatti 6 contro il 16, il tiro, il gol che vale per il 16-13, meno 3 e mancano poco più di 4 minuti al termine del primo tempo. Una bella partita, ritmi divertenti. Sì, ora c'è l'elastico costante tra più 5 e più 3, sì. Questo è venuto negli ultimi minuti anche con l'Eppa che ha toccato anche il meno 2, sì. Però sì, la Junior che comunque è stata in controllo praticamente all'inizio della gara, per quanto l'Eppa dimostri di essere ampiamente partita, ora Giolini fa tutto da solo nella prima fase, poi serve Franceschetti che realizza 17-13 e c'è l'applauso convinto del coach Ancona Angiolini che ha fatto la cosa migliore, no? Scavalcato. Beh, il primo anche Franceschetti. Sì, assolutamente. È riuscito a fare perno su se stesso. Ottima giocata di Angiolini. Starcevic. Branch, Starcevic. Lazarevic, scusate. Ora Starcevic, palla Oberhaupt che coglie la traversa, poi Sperti, anzi Notarangelo sulla respinta. Applausi del pubblico fasanese che sicuramente apprezza questa grinta, questa aver ritrovata la Junior che si è ripresa oggi, abbiamo chiari segnali, si sta riprendendo dopo la doppia debacle Coppa Italia pressante. Sì, dovrà adesso cercare di mantenere, non ha più possibilità d'errore, dovrà mantenere questo ritmo fino alla fine, cioè, anzi cercare di consolidare questo livello per arrivare a condizione alla parte finale della stagione. E intanto ancora io sta per Notarangelo, palla un po' lunga, si alza il braccio del passivo, deve tirare adesso Notarangelo, deve tirare, serve il compagno ma perde palla, avrebbe potuto tirare Notarangelo perché aveva quel passo in più, evidentemente non se ne è sentito, ha preferito rispettare lo schema. Intanto ancora Branch dall'altra parte, proprio Notarangelo che lo spinge all'uscita, continua a far girare palla adesso il giocatore dell'Eppa che poi lanciare con si infila. La solita calma serafica la mette dentro, 17-14 sì. Dunque sì, questa volta senza trovare alcun ostacolo, diciamo penetrato come lama nel burro. Notarangelo ora va a riposare anche lui qualche secondo, era stato fuori esclusivamente per la sanzione, l'esclusione temporanea di qualche minuto fa. Sperti, Pugliese, Angiolini, Jörstam, Pinto che taglia come secondo pivot, e Franceschetti quasi sì in campo oltre Fovio che resta invece immortale lì tra le palle. Palla a Sperti, ottima. Carlo Sperti che conosciamo, insomma uno dei giocatori che con la posizione probabilmente è tra i migliori in Italia, e ciò che vuole insomma anche Francesco Ancona. Sì, ora si scuoterà un nuovo
completely naked per lui, Allegriano. Sì. Tanto perde malamente palla in questa cosa, in questo caso il Lepan pugliese avanza a Jostam, che raramente vediamo affondare fino a quel punto, palla però illuminata, no, a Sperti, sì. Da notare la resistenza dei quadricipiti in frenata, cioè, sì, è praticamente riuscito a inchiodare in 40 centimetri da una velocità notevole che aveva prima. Sì, era molto lanciato. Un giocatore che fisicamente sta benissimo e sicuramente fa la differenza per questa squadra. Come dicevi, cominciava oggi la partita come miglior realizzatore con 99 reti. E sicuramente ha già sfondato quota 100, forse siamo a 102 se non andiamo errati. Tanto Fovio continua con la sua carriera di statistiche che abbiamo smesso. Intanto Pugliese qui inizialmente era sotto fallo, poi è tirato libero mancando completamente lo specchio della porta. D'altra parte Oberrock, sì, qua c'era il fallo di Angiolini, qua c'era il fallo tirare troppo verso il portiere, ha fatto quel passo indietro lì, o fai un pallonetto oppure non hai specchio, cioè non puoi fare altro. Complimenti sempre a Vito Fovio. Però sì, qua c'era la doppia situazione. Intanto qui Lazaric continua a non mostrare grande tecnica pallamanistica, perlomeno di controllo. Branch, Starcevic, intanto finisce a terra Dzepcevic, spinto da Beharević. Beharević è un giocatore che fisicamente è davvero un osso duro. Intanto, parte, il solito Branch. Finisce qui dunque il primo tempo con il più 4 che ha accompagnato, a parte eccezione appunto per alcuni frangenti, questa prima frazione di gara. E dunque finisce il primo tempo con Junior Fasano 19, spara Neppan 15, sì. Ma sarà sicuramente una seconda parte di gara anche abbastanza divertente. A tra pochissimo. A tra poco.
quasi tutto pronto per la ripresa di questo incontro tra Junior e Eppan. Primo tempo che si è chiuso sul 19-15 a favore della formazione di casa. Andiamo velocemente a rivedere anche gli altri risultati, con il Sassari che vince sul Rubiera di due lunghezze, 24-22 a 8 minuti dal termine, il Pressano a 9 dal termine in vantaggio sempre di due lunghezze, 24-22 a Siracusa. Poi abbiamo il Bressanone che vince all'inizio del secondo tempo per 17-8 sul Trieste, gara in ghiaccio praticamente per il Bressanone. Poi abbiamo il Merano che vince largamente a 20 dal termine sul Bolzano per 26-17. E poi sotto i vostri occhi Junior Fasano contro il Leppan. Sì, interessante chiaramente seguire quanto sta accadendo in Sardegna. Comunque mi sembra che anche lì stiamo vedendo una bella partita, Antonio. Sassari che anche a sua volta non può permettersi di perdere punti per strada, per quanto insomma sappiamo già che alla fine si giocherà probabilmente, insomma, le squadre in cammino sembra abbastanza lineare per il Fasano con Bersano Sassari, insomma squadre che alla fine della regular season probabilmente si giocheranno la costruzione più importante. Torniamo in cronaca con lo spare Leppan che riprenderà con la palla tra le mani, scambiano tanto il dunque i giocatori del piano di nuovo la zona di overlock, e intanto l'arbitro che controlla il cronometro, Rapsula che si scalda con gli amici di musica dall'altra parte, quella azzurra la Junior Fasano con Franceschetti che sta indicando ad Angiolini su le zone in cui è preferibile che possa attaccare per permettergli la venuta, l'ho visto anche entrare da poi dentro il corpo, permettergli di raccogliere meglio il pallone e a consentire Mario Messina, ricordiamo che attualmente impegnato in posizioni della sinistra ma storicamente sempre molto valido anche in posizione di pivot, nonostante qualche centivo che meno rispetto a giocatori magari come Lazzare, che ci tanto si riprende quindi con la cronaca e adesso il prossimo overlock che palleggia evidentemente Starcevic in posizione di centrale, adesso Lazzare Starcevic una partita di palla da piano e Lipcevic che viene accompagnato fuori, ancora Lazzarevic e Irene D'Arangelo lo supera, però Branch che viene fermato, Lazzarevic, Starcevic, Branch, un movimento abbastanza prevedibile da parte di Singer, Lazzarevic si alza e tira, quasi la blocca e qui è svinto male tra l'altro anche lui, però molto sportivamente si confrontano e tutto cade nel contrasto con Zmetric, molto bravo tra l'altro Angiolini sul muro di Lazzare, c'è ancora una volta però sempre estremamente prevedibile il giocatore con la 30 del Appiano, adesso Gerstam può scorrere per Notarangelo che inchioda anche qui al limite i passi Angiolini, Notarangelo per Messina, bravissimo il 14 si gira, questa volta facile la parata di Bortolotti, qua c'era il fallo di Lazzarevic, però ha fischiato il fallo di Lazzarevic, i due si chiariscono immediatamente, Lazzarevic probabilmente a quanto abbiamo capito prova a spiegare stavi correndo, ho provato ad allontanarti e si è sbilanciato, i due si chiariscono immediatamente, tanta sportività quest'oggi, sicuramente una bella partita rapida, ritmi abbastanza sostenuti anche in virtù dell'assenza di falli particolarmente gravi, di interruzioni particolarmente lunghe e anche una temperatura che fa sì che non si non prevalga l'umidità, diciamo, a interrompere frequentemente il gioco per asciugare il parchettato. Braccio alzato del passivo Jörstam, bravissimo Bortolotti, bella parata di Bortolotti, ma bravo anche Jörstam con il solito movimento sempre esteticamente affascinante, intanto dall'altra parte è bello il passaggio, è ottimo la conclusione di Zmetric, bravissimo in questa occasione, sta
Arcevic nel servire il compagno, meno 3 quindi per l'Eppan. Adesso Angiolini ancora di Alessandro, Messina che prova ad entrare, palla che finisce fuori, ma l'arbitro fischia la difesa in Eppan, va appunto specificato, e intanto Giulio Francia che ne parlava con la Sarvic, praticamente difendeva. Sì, con Wiedenhofer che è entrato per la prima volta nella ripresa in campo, che è stato protagonista di questa situazione. No, proprio... sentiamo la pioggia, continua a piovere in maniera estremamente abbondante oggi, perturbazioni in tutta la Puglia, intanto Yost e la parata di Bortolotto, risulta come se avesse segnato Zviercevic che fa ripartire i suoi, meno 3 adesso il giocatore numero 1 dello Spare d'Eppan, può permettersi anche di andare a bere meritatamente nell'acqua e può donare ai suoi compagni la possibilità di andare sul meno 2 di nuovo, come era già accaduto nella prima partita, è stato Lazarevic, ancora Overrauch, Lazarevic cerca ancora il compagno, bella però la palla, peccato perché era stato molto bravo Starcic, ancora una volta perché l'ha fatto poco fa, a cercare Branch in posizione di pivot, intanto l'arbitro probabilmente a brevissimo alzerà il braccio del passivo, intanto Lazarevic, ancora Branch, Starcic il palleggio e qui una manata all'altezza dell'addome, Bearevic che va a chiarirsi con sì, diciamo era intervenuto prima Bearevic e l'arbitro a fischiare in questo momento. Sì, sì. Si erano fermati entrambi, sia Starcic che Bearevic, si era reso conto effettivamente che il fallo c'era stato, intanto ancora il 22 con la maglia gialla e blu dell'Eppan, Lazarevic, Starcevic questa volta non ha spazio ancora a ripartire, si alza adesso il braccio del passivo, Starcevic aveva un minimo spazio, viene però respinto dall'ottimo Angiolini e quindi adesso si ripartirà con il passivo, chiede il muro Lazarevic e sbaglia il tempo, sbaglia direttamente il tempo, intanto ovviamente c'è stato, però sbaglia il tempo, cioè non puoi pensare di partire, prendere palla e tirare quando sei arrivato addosso ai tuoi compagni che stavano murando. Intanto qui Lazarevic ci tira ancora una volta telefonato e la palla facile per Foglio, errore su errore per Lazarevic. Sì, intanto dobbiamo avvisare i nostri ascoltatori in diretta, tanto bellissima l'azione. Telespettatori in diretta, non so se avete visto cosa sì. Ho fatto io. Sì, un passaggio stupendo per Francesco. Questa è veramente palla a mano di altissimo livello. Sì. No, volevo dire, nel caso in cui il temporale che stai perversando qui proprio sopra la palestra Zizzi dovesse cagionare, no, perdita di connessione, ovviamente ci scusiamo preventivamente, speriamo che non accada. Però Messina dall'altra parte prova sulla testa di Bortolotto che è con un gesto repentino della spalla. Sì, sta inventando giocate per i suoi compagni, l'altra parte porta, torna a meno 2. Bravo, due. Qui Thomas Branch, bello il tiro, è riuscito a saltare, ecco, se avesse questa coordinazione Lazarevic sarebbe il giocatore più forte d'Italia e non solo. Molto molto bravo Branch. Oggi direi fino a questo momento il migliore in campo dello Spare d'Eppan in combutta con Rattolo Scar, Starcevic che ha fatto sì. Comunque un'ottima partita. Assolutamente, d'accordo con te. Vediamo ora la Junior che è tornata sul più 2. Nota Arangio, bravo in questo caso ancora una volta rapidissimo, peccato, perde il pallone in questo e poi si palleggia addosso, molto molto bravo a recuperarlo in quel modo, rapidissimo, e intanto può ripartire dall'altra parte la Junior, bello il lancio dall'altra parte, Esperti riesce ad entrare e con la solita notevole agilità e si sblocca la Junior anche in questo secondo tempo dopo 6 minuti, sì. Rischia la doppia ora a starci, c'è un palleggio con gli ufficiali di gara a bordo campo, magari sapremo più tardi cosa è successo. Intanto bella la sportività dei atleti in campo con la pece prestata da Jostam a Starcevic e a Slijepcevic, mentre sarà Sperti. Sì, dopo l'errore precedente di Jostam, che era stato già graziato in qualche maniera prima nel primo tempo, ora Sperti realizza la rete, era stato graziato da Bortolotto che aveva parato e poi la palla, ricordate, era finita in rete, no? Con la palla era tipo passata la linea. Questa volta l'errore è stato la parata di Bortolotto è stata più netta, sì. Più decisa. Comunque 22-18, torna più 4 in questo eterno elastico tra le due formazioni.
andiamo attacca Starcevic, poi bravissimo Notarangelo a intercettare la linea di passaggio tra Starcevic e Rijepcevic, e quindi ora attacca la Junior con Jelstam che perde per un attimo il tempo, però si era nei 3 secondi. Poi Jelstam ancora per Sperti, Bortolot come un falco fa 2 passi avanti, l'ha deciso Sperti prima e l'ha capito Bortolot, bravo. Qui intanto c'è stato questo, allora, hai detto prima che frontale, entrando in determinata maniera si può far male, e l'avevi quasi chiamata poi, sì, questo scontro dei due, nessuno dei due comunque per fortuna ha avuto conseguenze della circostanza, e quindi tutto è pronto per ripartire mentre i tuoni rimbombano. Palla ancora di Lazarevic, intanto 2 minuti per Angeloni per aver strattonato Lazarevic, anzi per tirare dietro la maglia, anzi per Angiolini, anche se era indicato Angeloni, non ho capito. Uomo in più per il Leppan, Starcevic, Lazarevic. Lazarevic, ottima la palla, poi la palla esce nettamente, questa volta se ne accorgono, era più vicino l'arbitro. Mi ricorda, sì, Lazarevic mi ricorda molto Bobicic, il giocatore, sì, insomma, che abbiamo visto vestire la maglia del Conversano e della Junior, anche il Siracusa Junior, adesso per i movimenti, insomma, spesso sicuramente un giocatore molto valido, un po' mal destro probabilmente nel movimento. Mentre abbiamo visto un'azione rugbyistica di Natalangelo, poi colto da Camusa attraverso, era bello il cambio di azione di Starcevic che lascia sul posto Bearevic. Starcevic, davvero bravo. Intanto Gagovic che si lamenta quindi con i suoi giocatori, nello specifico con Stankovic, abbastanza animato. È chiaro che Leppan adesso, Antonio, deve crederci, comunque 3 gol e sta producendo un gioco abbastanza convincente. Qui intanto era stata una ottima parata da parte di Bortolot, l'arbitro però comunque fischiato, si riprenderà dei 9 metri. Dicevo, è normale che Gagovic ci metta questa carica agonistica, deve crederci, mancano 20 minuti, solo 3 punti, è un Eppan che sta facendo davvero una buona partita. Sì, mentre Stabellini è rientrato in campo, ora questo è 7 metri, ma è gol prima dei 7 metri. Sarebbe stato 7 metri perché era stato chiuso a sandwich. Non sto capendo qualche protesta del pubblico. Sì, no, credo che il pubblico cercasse di punzecchiare Gagovic che stava alzando la voce per in realtà con un suo giocatore, quindi sì, più non che legittimo. Sì, non c'è sembrato nulla di. Anzi, sappiamo che insomma la palestra Franco Zizzi, nonostante la capienza ridotta, è sempre calda. Molto molto calda. E intanto dall'altra parte ancora Starcevic. Bearic è un grandissimo difensore, ma oggi contro Starcevic sta avendo serie difficoltà. No, Vito. Starcevic, ecco, si sta decidendo tra lui e Brans, che è il migliore in campo. Direi che il 22 in questo momento ha acquisito 9 punti. Intanto dall'altra parte Notarangelo in sospensione. Bello, bello. Tra l'altro per un giocatore non dotato di lunghissime leve come lui, non è mai semplice, bravo. È rimasto in aria più dell'avversario e l'ha messa dentro. Quindi nuovo più 4 per la Juventus, 24-20 al minuto 12 in questo momento. Ancora Lazarevic per Starcevic, Brancia dall'altra parte, il tiro e il gol. Sono i due che tengono a galla fino a questo momento. Sì, sul primo palo questa volta la conclusione di Branch, mentre Pugliese torna in campo anche lui, esce Angeloni, entra Grassi, un continuo movimento di uomini in panca, uno con gli altri due portieri, Vinci e Siviglio e Leo Boggia, che sono gli unici a non essere entrati in campo finora. Intanto in attacco la Junior con Sperti
che prova il passaggio alla ala per Flavio Messina, che si accentra benissimo, poi si procura un 7 metri, anche il secondo, la seconda sanzione temporanea. Guarda, scusa, temporanea, so per Lazzari. Inutile il fallo di Lazzaric, perché effettivamente era già successo prima. Oltretutto l'esperienza di Messina, che al minimo contatto, superato l'avversario, si lascia cadere. Ci sta, bravo nel guadagnare questa conclusione dei 7 metri, però effettivamente molto molto al limite. Ma buona parata di Porto Lotto, non è servita. Comunque adesso il numero che può riportarsi a cosa più 4 con la palla tra le mani del numero 10, Carlo Sperti, contro l'altissimo portiere della Pianica, Samuele Porto Lotto. E qui sì, tirando sul fischio proprio, quindi spiazzando di fatto subito, cioè dando, creando difficoltà al portiere. Stankovic ora in posizione centrale, Oberraut quinta, posizione di terzino sinistro, incrociano tutti. Oberraut, palla a Starcevic, poi a Stankovic che tira su la testa di Stabellini. Rete del meno 3 per Leppan. Jorstam, Stabellini, Leo Messina, ritmi che veramente stanno sicuramente pesando molto. Stabellini, Jorstam, bellissima palla per Grassi, che poi tocca il palo e c'è un 7 metri ancora. Questa volta non so quanto, perché comunque l'ha tirato completamente libero Grassi. Sì. Quell'azione, se si fosse conclusa con la rete di Grassi, sarebbe stata bellissima. E ora chiaramente ci sta il 7 metri, però il passaggio di Jostam avrebbe sicuramente acquisito valore se l'avesse messa dentro il giovanissimo numero 5 della Junior Fasano. Sì, per... ancora aspetti contro Bortolò. Proprio sulla mano e lo scavalca quasi calcisticamente. Di dribbling di Sperti, si è messo il portiere alle spalle, no? Sì. Però Bortolotto è un po' sfortunato sui 7 metri, sì, è vero. Però una buona partita è l'uno, nonostante sì, sì. Qualche errore all'inizio, qualche imprecisione a freddo probabilmente, ma una buona partita come del resto tutto. Ora Stankovic, cioè, ripete dei passi, poi palla per Oberraut, dall'altra parte per Starcevic, che scambia con Stankovic, i due se la, poi Angiolini se la scambia. Bravo, con... bravo Angiolini, perché è andato a cercare più volte di prendere il braccio, così come si dovrebbe difendere sempre per evitare qualche infrazione maggiormente irregolare. Palla poi per Stankovic, che subisce il fallo di Angiolini. Oberraut, poi palla per Stankovic, che carica il suo braccio destro, però ha forzato troppo, sì. Ovviamente non poteva abbassarsi, c'era il muro di Angiolini che non è proprio un tappeto, e intanto dall'altra parte subito si riparte con il più 4 che può diventare il 5, invece... invasione di Angeloni, gli Angeloni, e questi sono gli errori veramente che un allenatore non può mai perdonare con facilità. Distrazioni che per carità capitano anche in Bundesliga, c'è sì, una frequenza, però non puoi, insomma, sì, non è una gran partita questa di Angeloni oggi, pur nonostante l'ampio minutaggio che è concesso. Allora, Oberraut, palla per lui, Starcevic, non ha spazio, difende molto bene la Junior, con Stankovic che prova a incunearsi con Lazarevic, che è tenuto in panca quando abbiamo superato il 16esimo minuto. Più 4 Junior, 26-22. Oberraut, prima finta, poi palla per Starcevic, ha qualche metro, poi quasi intercetta Messina, palla al numero 9. E Oberraut ancora una volta ha tirato molto bene, ancora una volta, però non è stato visto. Una breve storia a rischio, intanto adesso a Foglio, che esce dai suoi 6 metri. Serve Angiolini, voleva ripartire rapidamente, ma poi, non vale la pena, non vale la pena. Quando ha preferito permettere anche ai propri compagni di squadra di ricambiare, facendo il solito consueto cambio attacco-difesa. Intanto adesso Jostam a dirigere l'orchestra, il maestro Jostam. Intanto
Stabellini. Col piede, ma ti stop a seguire. A inseguire, visto come infatti si è allontanata la palla. Stabellini ha sbagliato la misura del passaggio, completamente fuori misura. Mentre entra in campo anche quel Moritz Pirker, capitano del Gloria, il numero 17, capitano del rapido, cerca il compagno. Ancora Overout, bravo nel movimento. Ma ricentro molto basso per il numero 6 del Nepal. Fallo in attacco, ma ancora una volta aveva tirato fuori un coniglio nel cilindro. Enorme, bello il tiro del numero 22. E intanto Fodio che richiama all'attenzione Stabellini. Sì, voler fare un po' di pettegolezzo, una cosa che comunque ho notato tra Fodio, Messina e Stabellini, ho notato comunque anche nell'altra partita, è come se volessero un attimo chiarire quelle che sono le gerarchie, no? Nello spogliatoio io con un giocatore appena arrivato rispetto a due mostri sacri della... È stato molto bravo Stabellini a prendersi il fallo nella circostanza precedente, anche se forse Starcevic meritava la rete. E ora Starcevic rischia il rosso. Intervento brutto. Ritengo che onestamente non è duro. Molto meno grave rispetto a quanto. Chiede scusa subito Starcevic per a Stabellini. Probabilmente era un po' scivolato nella circostanza. Posso essere onesto? No. Cioè, stava palleggiando, si è abbassato, voleva prenderlo, peraltro con due braccia, scusate se si sente lontano, ma sto mimando ancora sì. Il movimento. Con due braccia chiaramente c'è il movimento naturale che fa il difensore per recuperare. Sì, è stata veemente lo slancio, sì, lì. È stato un po'. Una combinazione di sfortunati eventi che sì. Ha permesso. Citazione. La squadra giallo-blu adesso di giocare con un uomo in meno. Con il migliore in campo, Antonio, che va fuori? Sì, questo è un duro colpo per le ambizioni dell'Eppan di rientrare in partita. Sì, diciamo, questo è stato un rosso quasi televisivo, se devi dire, no? Sì, era un po' ciò che si aspettava il pubblico, ma probabilmente ci avrei pensato un attimo, anche in virtù della bella partita che stiamo guardando. Sì, infatti. Abbiamo Messina, poi sotto le gambe di Bortolot. Non è. Chiama anche il time out, forse Gagovic, lo vediamo lì col foglio in mano. Non è sicuramente ora. È una scalata adesso per l'Eppan. Adesso è complicato. Sì, che è più consona da quelle parti, no? La scalata, però. Decisamente più complicato, sicuramente era già complesso gestire e continuare a mantenere invariato il distacco di 3-4 reti più o meno in media. Sicuramente adesso senza starci c'è la strada, si fa molto dura, più bravo. Bello, bello. 7 metri. Sì, quasi a premiare il movimento. Sei stato bravo di tutto 7 metri. Sì, c'era stato il fallo di Stabellini, sì, no, c'è certo, da dire. Certo. Gagovic intanto ha il cartellino del timeout in mano. Sì, ce l'aveva prima, però. Se lo spenderà probabilmente nel prossimo attacco, non penso che se lo giochi adesso prima di un 7 metri. Overout contro Fobio che lo ipnotizza e si resta sul più 5. Noi non abbiamo più nulla da dire, già da un pezzo, diciamo, lo diciamo per onore di cronaca, lo dominiamo sempre Vito Fobio, ma non abbiamo più niente da dire. Beh, veramente sì, io stiamo parlando di un giocatore, una leggenda. Ilstam la dà a Fabio Messina, che in qualche maniera riesce a tenere il controllo della sfera. Poi Ilstam si mette in proprio, forzando a conclusione. Poi Sperti la prende dall'interno dell'area col braccio. Ma questa volta è sacrosanta la scelta del signor Panetta. È il time out che viene chiamato in questa istanza. Breve pausa per noi.
siamo pronti a vivere gli ultimi 10 minuti di questa accesa contesa. Sì, nell'elenco delle gare precedenti dobbiamo andare a... adesso andiamo anche a vedere velocemente i punteggi. Manca ovviamente Cassano Magnago Carpi, che disputerà domani il posticipo alle 17. Sta accadendo nel resto d'Italia. Breve... sì, Bressanone Trieste 27-15, manca poco al termine. Mentre tra le gare concluse, Sassari Rubiera 29-24, il Sassari quindi allungato nel finale vincendo facilmente l'incontro. Il Bressano ha vinto a Siracusa per 29-23. Sì. E infine vittoria netta del Merano per 38-23 sul Bolzano. Ci sta la vittoria, ma con questo parziale un derby sentito molto in Alto Adige, non è pari forse al derbissimo Merano-Bressanone, il derby storico dell'Alto Adige, però anche questo non è da meno. Derby probabilmente a pranzo. Vediamo un ottimo movimento, però proprio quando decide di mettersi di chiudere la serranda, è impressionante questo ragazzo. 27-22 e si prende ancora gli applausi del rappresentante della sua panchina, mentre time out anche per Francesco Ancona, junior che allunga sul Conversano, che è ferma per riposo, quindi resta con due gare in meno adesso, quindi potenzialmente potrebbe andare a meno uno. Stiamo guardando sì. I portieri, no, della junior, confrontarsi Sipilio, giovanissimo, Vinci. E stavo immaginando, Antonio, stavo provando a ricordare tutti i portieri che sono stati secondi di podio, che continua a essere un top in Serie A. Cioè, gente appunto che nella storia della pallamano magari non ha mai neanche lasciato il segno, eppure da lì a porgere l'acqua a podio, quanti sono stati... O magari carriere mai decollate perché costrette a restare... Esatto. Quindi un giocatore che ha messo veramente in ombra almeno 2-3 generazioni di portieri, un fenomeno puro, diciamo. Se ci fosse il pallone d'oro della pallamano italiana e alla carriera, non solo perché oggi continua a guadagnarselo sul campo, probabilmente bisognerebbe darlo a quel giocatore con la 16 della Junior Fasano. Sì, io penso che dopo la generazione d'oro, quella che ha visto la nazionale azzurra partecipare ai mondiali di Kumamoto nel 97, anche poi precedentemente agli europei proprio di Bressanone, vabbè, quelle in automatico avendo partecipato in casa, però ricordiamo anche le finali, la finale persa nei giochi mediterranei di una sola lunghezza con la Croazia, i supplementari. Io, tralasciando quella generazione d'oro, penso che Fovio sia a seguire l'atleta più rappresentativo della... È anche vero, Antonio, che quella era una pallamano diversa, con la sì. Pallamano di oggi il divario è notevole, cioè proprio enorme, e anche se la federazione comunque sta facendo un buon lavoro per crescere, è in crescita, ma se paragonata a livelli anche atletici, insomma, di altre nazionali, c'è ancora tanta strada da fare. Assolutamente sì, tanto la Juve finalmente sblocca la benedizione del più 6 realizzandola adesso con Lazzarec che torna in campo ma senza miglior short. È sempre Fovio, insomma. Sì, diciamo negli ultimi 6-7 minuti è un monologo di Vito Fovio. Tutta la palla si è bagnata nei pressi della porta. Angiolini. Sì, sì, ora è andato a chiudere anche la porta della palestra Zizzi. Chiude lui stasera, che è l'ultimo uscito. Stabellini, Jerstam. Angiolini, Sperti, Jostam, Stabellini, chiama ritmo ancora alto Francesco Ancona, Angiolini, ottimo al controllo, doppio appoggio, poi maglia tiratissima, palla poi a Sperti che porta a più 7 la Junior, 29-22, ora il match è in ghiaccio, sì, assolutamente. È chiaro che l'uscita forzata di Starcevic ha cambiato completamente la storia della partita, lui e Brance tenevano a galla la squadra. Sì, non c'è più niente da fare. Branch che è rimasto in campo, Moritz Pirker, serve Singer che prova un gioco di polso d'angolo zero. Lui ha preteso un po' troppo, peraltro si è anche visto l'errore, non si è bagnata questa volta la palla. Tanto la gente che comincia ad abbandonare gli spazi, 6-7 minuti al termine, ma la squadra che si è... Io ho fatto che si è guadagnato ampiamente questo margine di 7 reti.
Intanto Angelini serve ancora il compagno sempre esperti che schiaccia la palla a terra, che finisce sulla traversa. E poi Claudio Messina per la seconda volta a tirare oltre il numero uno del spalle del palo. Sì. Abbiamo visto due azioni fotocopia per la Union con la palla all'ala per Sperti, la prima è andata a buon fine, la seconda è stata la traversa, sì, a negare. E ora vediamo questi ultimi sei minuti e spiccioli, sicuramente la Union andrà probabilmente con Francesco ancora a inserire altri uomini, o meglio a completare le rotazioni già viste, mentre per onor iniziando già ad avviarci anche noi in fase di commento, possiamo andare a vedere quello che sarà il prossimo turno con la Juve che sarà di scena alle 18 di sabato 5 marzo a Bolzano, sugli altri campi Rubiera, Bressanone, Conversano, Sassari, a Piano, Siracusa, Trieste, Castelmagnago, Pressano, Merano, mentre riposerà il Carpi. Oggi sta riposando il Conversano che sicuramente starà vedendo questa gara. In settimana però c'è già il primo dei recuperi dagli asterischi citati in precedenza, con il Bolzano che ospiterà il Pressano proprio il 2 marzo mercoledì. Gli altri recuperi sarà un periodo complicato per Conversano e Sassari, no, tra i vari recuperi e soprattutto lo scontro diretto della prossima, no, che vedrà sicuramente una delle due perdere punti della Junior, una delle due o entrambe perdere punti, quindi sarà sicuramente una partita o guadagnarne uno sulla Junior nel caso in cui la Junior Merano abbiamo visto oggi Bolzano ho visto oggi una piazza complicata, sì. Sicuramente sarà ferita, giocherà anche in settimana col Pressano, mentre i tuoni Lazare ci prova, poi palla a due tra Stabellini e Sligepcevic, con Stabellini che ha la meglio, ma ancora una volta Fovio ha negato, macchinoso Lazarevic, la gioia del gol. Freo Messina, bravo, gli prende il fallo Messina in questo caso a prendersi un fallo in un momento in cui effettivamente non c'era null'altro da fare, avrebbe soltanto creato più problemi in posizione di centrale, se abbiamo l'esperienza in questo caso l'ha pagato. Junior che ha un parziale aperto già di 5-0, se non andiamo errati. Messina dietro la schiena per la palla della schiena di Stabellini, poi cerca la virgola per Berrauk che spacca la porta. Bravo. La bella palla di Bortolotto, hai visto? Tesissima, perfetta, è il contropiede che si aspetta ogni allenatore. È chiaro che se c'è un difensore un po' più sveglio, se perdi quell'attimo magari che la intercettano perché insomma l'altezza uomo, ma se sei bravo a prendere il tempo mentre time out ha preso scena aperta perché Vito Fovio ha abbandonato la contesa lasciando il posto tra i pali a Daniele Vinci. 5 minuti anche per il giovanissimo numero 22 portiere della Junior Pasano. Mini spot Antonio per noi? Sì, diamo un piccolo break, ultimo della serata sicuramente. Ultimi 5 minuti dell'incontro che si disputeranno senza più interruzioni dovute ai time out, in quanto sono stati spesi tutti dai due allenatori. Stabellini, palla per Grassi che finalmente sblocca il suo score di serata, ben servito da Stabellini sulla linea dei 6 metri. Lì anche vedi quando una squadra getta la spugna, la difesa del Spare Leppan ha praticamente lasciato tirare il 5, che si era posizionato per carità molto bene, ma evidentemente insomma, non ha ricevuto grossissime preoccupazioni da parte della difesa. Lazzari ci commette un'evidente frazione di passi. Bella palla però per Rauch che non sbaglia e mette dentro, dunque 31-24 quando stiamo per arrivare a 4 minuti al termine della gara. Entra Pinto, anche esce dalla contesa anche capitano Fleo Messina.
che non l'ha presa bene per l'ultimo errore, forse, comunque non è contentissimo, no. E questo è un buon segno, è un buon segno, perché vuol dire di tenerci ancora. Vinto per Sabellini, inchioda Sabellini, poi ottimo il movimento, tentativi di schema anche con insomma il doppio pivot. È chiaro che in questo momento l'occasione è giusta per provare anche, no, in partita delle idee che magari in allenamento non hanno la stessa resa. Intanto ancora Efan con Lazarevic che la mette alle spalle di Vinci. 32, sì. Partita con un secondo di ritardo, mentre si conclude l'elenco degli atleti che entrano in campo con il Boggia che sta per entrare. Sibiglio sicuramente, fanno a turno gli altri due portieri, altra volta entro Sibiglio, ora è, sì, toccato a Vinci. E, entra anche Boggia in posizione di ala destra, quindi anche Esperti fuori dalla gara definitivamente, crediamo. Angeloni invece ha preso il posto di centrale con Jörstam in panca. Sabellini aveva caricato il tiro, ha preferito proseguire lo scalare. Angiolini prova il servizio a Grassi, poi non con Bortolotte, sfortunato ancora questo. Bortolotte che manda a benedire probabilmente se stesso, la seconda volta che ci prova in giornata, poi lancia contropiedi bellissimi come il precedente, però evidentemente la tensione, poi si becca anche col pubblico, anche qualche gesto apotropaico, sì, diciamo così, che non è molto sorprende quanto effettivamente si stia mantenendo la calma sulle spalle, sì, come sappiamo insomma, e forse non hanno più abbastanza rovente quella... sì, diciamo che al momento l'unica speranza, mentre Pinto sbaglia un'occasione comunque nelle sue corde, l'unica occasione per vincere per Lepre a questo punto è far squalificare il campo della Zizi, provocando un'invasione degli spettatori. Che possiamo dirlo, a 7 reti e a 2 minuti dal termine, una partita che lo Spare Lepre ha gestito molto molto bene e per, nella quale c'è stato fino a praticamente 10 minuti fa poi l'esclusione. Sì, sì, la squalifica di Starcevic. Mentre devo dire una piccola nota personale, mi è dispiaciuto vedere Raffle riscaldatosi, è rimasto in panca per tutto l'incontro dopo una lunga trasferta, visto che la gara comunque ringhiaccia, forse almeno 3-4 minuti se li sarebbe meritati. Ora prova la volante con Vinci che è in faccia col viso, para la conclusione di Overraut, è assolutamente involontario ovviamente, efficace. Questa è la cartellina blu, insomma, l'avessero interpretata diversamente, diciamo sul 7 metri dove tu ci provi in maniera più decisa a beccare. Sì, probabilmente guarda che una partita un po' più accesa e non con 7 punti di differenza a un minuto e mezzo dalla fine, probabilmente qualcuno l'avrebbe richiesto, sì. Si riprende adesso proprio con Vinci che si prende gli applausi dalla panca per il frontale con la sfera. Teofilo Messina è pronto anche lui a rientrare in campo, ma si è spostato sulla sedia più vicino al rientro in campo. Per Angiolini, palla per Boggia, bravissimo Boggia a realizzare un gol. Bello tra l'altro, non sì, Francesco ancora schiaffeggia simpaticamente Notarangelo in panchina, anche lui si scioglie dopo una gara di tensione, mentre dopo una doppia di faccia del muro trova la rete Branch, ennesima della sua gara, sicuramente come abbiamo detto più volte insieme a Branch il più brillante dei suoi, ma ormai mancano 25 secondi al termine dell'incontro, il pubblico è in piedi, l'applauso insomma che accompagnerà la Junior alla fine di questa partita, vedremo se ci sarà l'ultimo attacco, se si sceglierà insomma di terminare così la partita, invece no, vediamo, Boggia rapidissimo, il tempo avanza, 5 secondi, 4, 3, si alza il tiro, Bortolotto la para e non c'è tempo per il buzzer beater di Lazarevic, finisce così 33-26 per la Junior Fasano. Migliore in campo Antonio? È difficile trovare un migliore in campo a parte Vito Fovio, che penso che sia sempre migliore in campo, sì, quindi
per aver tenuto. Rimaniamo alla partita di oggi, non nella storia della pallamano. Ok. Sì, penso che Starcevic sia il migliore complessivamente tra le due squadre. È quella credo che più ha fatto bene. La Junior è una prestazione collettiva molto positiva. È difficile individuare chi ha spiccato tra tutti. Dunque, dalla palestra Fantasia di Rivetano è tutto. Una buona serata da Vito Lamberti. E Antonio Latarte, ragazzi. Alla prossima. Ciao.